Deus in auditorium non intende. Domine ad adiuvandum. Gloria Patri et Filio e Spirito di Santo. Sicut erat in principio, non per sempre, e in secolo seculorum. Il primo mistero d'amore glorioso si contempla la risurrezione di nostro Signore Gesù dalla morte. Abbiamo meditato prima sui misteri, durante i misteri dolorosi, su come si affronta la croce, su come si porta la croce. Ecco, ma il segreto più grande è guardare sempre oltre, perché la croce non ha mai l'ultima parola. La croce termina nella risurrezione, attenzione, se è però vissuta come l'ha vissuta Gesù. La croce, così come l'ha portata Gesù, termina nella risurrezione. Sappiamo bene che la croce, come l'ha portata il cattivo ladrone, per esempio, non termina nella risurrezione, termina malamente. Quindi portare bene la croce significa partecipare poi alla gloria della risurrezione. Non soltanto questo qui, alla fine della storia, quando ci sarà la risurrezione della carne, ma partecipare alla risurrezione significa, terminata la prova, ricevere la pace, la gioia, la ricompensa, il ristoro, oppure in questo tempo così difficile, salire un giorno sul carro dei vincitori, perché dopo la purificazione, dopo la tribolazione, dopo la prova, quelli che saranno rimasti fino alla fine fedeli al Signore in tutto e per tutto, sotto tutti i punti di vista, ad ogni costo e passando attraverso ogni sorta di privazione e di rinuncia, quelli poi saliranno sul carro dei vincitori. Gesù nel Vangelo, non nel Vangelo, nell'Apocalisse si dice: io ho vinto e chi persevera con me nelle mie prove siederà sul mio trono, così come io ho vinto e mi sono seduto sul mio trono. Chiediamo quindi sempre la forza di affrontare santamente le croci per partecipare con Gesù alla vittoria della risurrezione. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Amen. Pane nostro, in cielo. Pane nostro, quotidiano da nobis hodie, e dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, e ne nos inducas in tentazione, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus
tuum mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, unite nobis debita nostra, libera nostra dell'inferno, del vincere un uomo e salus, riservi di vita del massimo dell'immagine che si ricorda. Il secondo mistero d'amore glorioso si contempla l'ascensione di nostro Signore Gesù al cielo. Bene, oltre che guardare sempre al giorno della risurrezione, contemplare l'ascensione significa sempre ricordare le parole di San Paolo: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. La croce si affronta alla grande nella misura in cui noi, pur vivendo sulla terra, abbiamo veramente il cuore nel cielo. Che significa avere il cuore nel cielo? Significa non soltanto avere una grandissima unione con il Signore, ma desiderare ardentemente di andare in cielo, come diceva San Paolo nelle sue lettere, sia dimorando nel corpo, sia esulando da essa. Siamo sempre suoi. Anzi, se potessimo scegliere, se si potesse partire tra 30 secondi, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, ci si metterebbero 400 firme, sperando che siamo giunti già a un sufficiente grado di purificazione dei nostri peccati, quindi che non si debba fare troppo purgatorio. Vivere in cielo, vivere con il cuore e con la mente in cielo. Oggi, amici miei cari, e basta guardarsi un pochino in giro, non è tanto difficile arrivarci, sembra che esista soltanto la vita terrena, sembra che si debba proteggere soltanto la dimensione terrena della vita. Adesso, per carità, nessuno vuole certamente disprezzarlo o sottovalutarlo, ma specialmente noi cristiani, noi Chiesa, non possiamo mai rischiare di appiattire la nostra testimonianza o il nostro messaggio su livelli così terra-terra, come se non esistesse altro. Noi annunciamo il cielo, annunciamo la vita eterna, dice San Giovanni nelle sue lettere. Ciò che le nostre mani hanno toccato, ciò che le nostre orecchie hanno ascoltato, i nostri occhi hanno visto, noi l'annunciamo a voi e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si è resa visibile a noi. Noi qui siamo di passaggio, disse la Madonna a Santa Bernadette e le disse di riferire. Quando la Madonna le disse non ti farò felice sulla terra ma in cielo, non significa che un figlio di Dio non possa gustare nella comunione con il Signore l'anticamera della felicità anche in questo mondo, ma per quanto noi possiamo essere nella gioia, nella pace,
felici nell'amore del Signore, nell'amore del prossimo, però non siamo in paradiso, non lo vediamo lui, non godiamo della visione beatifica, non godiamo ancora della compagnia dei santi, della Madonna e di tutte quante queste altre cose meravigliose. Se uno ha già il cuore in cielo, non c'è nessun problema, non ha paura di perdere anche tutto quello che possiede sulla terra, è tutto quanto relativo. E di che cosa deve avere paura uno che vive in questo modo? Della morte, ma la morte non è uno spauracchio per noi, la morte è una liberazione. È il momento in cui finalmente siamo sciolti, come dice San Paolo, sciogliamo le vele, salutiamo questo brutto mondo, brutto l'abbiamo fatto diventare noi, perché Dio l'aveva creato bellissimo, quindi brutto in questo senso. E finalmente ce ne andiamo a vivere. Quindi preghiamo questo mistero, che possiamo pensare alle cose di lassù, cercare le cose di lassù, essendo morti. San Paolo dice: voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Viviamo in questo mondo, sappiamo tutte le cose di questo mondo, ma le cose di questo mondo servono nella misura in cui ci uniscono di più al Signore, ci fanno fare meglio la sua volontà, altrimenti le possiamo tranquillamente buttare tutte al fiume, in malora, come inutili zavorre, appunto perché la nostra patria, la nostra vita, il nostro desiderio, il nostro cuore è in cielo. Pater noster qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Padre nostro, qui in cielo, nobis hodie, venit in nostri et vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ad nos inducas in tentatione, sed libera nos da malo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Gloria Patri e Figlio e Spirito Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte ca nobis debita nostra, libera nossa vigne inferni, deduc in cielo omnes animas, preserti in illa spumassi. Nel terzo mistero d'amore glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli riuniti nel Cenacolo. Questa è la grande effusione dello Spirito Santo che ha segnato l'inizio della missione della Chiesa e che era stata preceduta dalla prima effusione di Spirito Santo da parte di Gesù la sera di Pasqua. Ricevete lo Spirito Santo a coloro che rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Vorrei in questo mistero ricordare l'importanza di una grande operazione che è foriera di grandissime grazie, necessaria e importante per la nostra vita interiore, che è la confessione generale. La grazia non ci può stare dove c'è il peccato grave, specialmente il peccato grave non confessato. I peccati gravi che abbiamo commesso nella nostra esistenza, sia che ne fossimo coscienti al momento in cui li abbiamo compiuti, sia che ne abbiamo preso piena coscienza in un momento successivo, come spesso accade, ma devono essere confessati tutti e bene, senza paura, senza ritegno e senza nessuna vergogna, perché la Chiesa insegna, il Concilio di Trento lo ha insegnato autenticamente come verità di fede non impugnabile, che i fedeli battezzati sono obbligati a confessare per specie, numero e circostanza tutti i peccati gravi commessi in tutta la loro esistenza di cui abbiano preso coscienza dopo un serio e approfondito esame di coscienza. E qualora sopravvenissero alla memoria, anche a distanza di anni, peccati gravi commessi o non ancora confessati, è necessario, non è un optional. Cioè, fino a quando la coscienza non ce li ha fatti tornare a galla, pazienza. Ma se ci tornano a galla e noi facciamo finta di non sentire la voce della coscienza che ci dice vai e non li confessiamo, sono guai. Il sacramento della confessione, io parlo da sacerdote e da parroco con un po' di esperienza, è un sacramento molto in crisi. A meno che non ci sia stata un incontro con qualcuno che scuota un po' le nostre coscienze, quindi che ci ricordi quali sono i peccati, che ci ravvivi il senso del peccato, generalmente oggi le confessioni o non sono confessioni, cioè si chiacchiera, si parla, ci si sfoga, a volte ci si parla addosso, si chiedono consigli, ci si lamenta, a volte in maniera anche comprensibile, per carità, sono tutte tante cose importanti e un sacerdote deve essere disponibile anche a queste cose, ma non è il momento sacramentale, la sede e il luogo adatto per farlo. Oppure quando si abbozza, diciamo così, un tentativo anche minimo di accusa dei peccati, si tratta sempre di cose abbastanza, come dire, abbastanza non rilevanti. E qui poi è ogni fedele che deve chiedersi se si sta a confessare tanto perché sa che ogni tanto deve farlo, se ha fatto bene l'esame di coscienza, oppure se sta, come dire, nel proprio cuore, facendo orecchie da mercante dinanzi al Signore, nel senso che dice quelle quattro cose, magari pur sapendo,
momento della celebrazione del sacramento che ci sarebbe anche altro da dire, quell'altro non lo dice, o perché si vergogna, o perché c'ha paura, o tante cose, no? Noi non dobbiamo mai essere leggeri con questo sacramento. Questo è un sacramento che va celebrato bene. Ricordando sempre che per istituire i sacramenti il nostro Signore ha dovuto versare fino all'ultima goccia del suo sangue. Il sacramento della penitenza, quello che insieme al battesimo è direttamente rivolto alla remissione dei peccati. Il battesimo, il peccato originale, la penitenza e i peccati attuali sono costati carissimi al nostro Signore. Noi non possiamo e non dobbiamo, ecco, in un certo senso metterceli sotto i piedi oppure trascurarli o celebrarli con tanta superficialità. Ecco. Quindi chiediamo al Signore la grazia di poter conoscere bene i nostri peccati e detestarli, e dopo averli conosciuti e detestati, se ce ne sentito, però anche confessarli. E io invito chi nella vita non ha mai fatto, non ha mai preparato una confessione generale, a farlo, perché sarà, quando saremo nell'altro mondo, una cosa di cui ringrazieremo il Signore. È un gesto impegnativo, perché insomma raccontare tutti quanti i peccati anche gravi della propria vita, tutti quanti in un fiato, però appunto è una celebrazione del sacramento della penitenza, no? Questo sacramento si chiama la penitenza perché già l'atto di accusare i propri peccati senza veli, senza vergogna, davanti a un ministro di Dio, è già una grandissima penitenza. Noi non ci pensiamo. Quindi, e certamente il nostro Signore ha voluto che questo sacramento funzionasse in questo modo, perché noi facessimo penitenza dei nostri peccati. E quindi se il sacerdote ti dà una penitenza adeguata, per esempio, già ne hai fatta un po', semplicemente con l'atto, un bel po', semplicemente con l'atto di confessarti. Di confessarti sinceramente e bene. Ecco, chiediamo proprio lo Spirito Santo che ci doni la grazia di celebrare bene questo importantissimo e focale sacramento. Pater noster qui es in cielis, santificetur nomen tuum, avveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia
gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Gesù, dimitte nobis debita nostra, libera nostra vigni infermi, deo di cielo omnes animas, preserti vita primaxime indige misericordia tua. Il quarto mistero d'amore glorioso si contempla l'Immacolata Concezione e la gloriosa assunzione al cielo in corpo ed anima di Maria Santissima. Bene, contempliamo la donna vestita di sole in questo quarto mistero. Con la luna sotto i suoi piedi, sul capo una corona di 12 stelle che si mette di traverso nei confronti del drago rosso e lo vince con la sua forza e potenza. Le 12 stelle rappresentano la Chiesa, la figura della Madonna che è lei che porterà la Santa Madre Chiesa alla vittoria contro il nemico infernale che tanto sta devastando il mondo e la Chiesa stessa attraverso tante forme e tanti modi, causando grandi ferite alla sposa di Cristo, al corpo mistico di Cristo, grandi sofferenze anche a tanti suoi figli che la vedono ridotta a volte in stati veramente pietosi. Noi vinceremo nella misura in cui siamo uniti a colei che ha ricevuto da Dio l'incarico di schiacciare la testa a Satana e sotto la cui egida è stato messo questo tempo. È il tempo del drago rosso, come la Madonna scrisse a Fatima, ossia di ciò che il comunismo rappresenta. La diffusione del comunismo non significa necessariamente che tutti gli stati diventino comunisti, ma significa che nel mondo regni non soltanto l'ateismo militante, ma l'uomo che si mette in testa di costruire un mondo senza Dio. Il comunismo, detto in due parole, è questo. Il discorso della lotta di classe, il capitale, i poveri, la giustizia sociale, sono tutte quante stupidaggini. Tutte quante cose accessorie. Il problema del comunismo è l'uomo è Dio, si crede in Dio e pensa di poter fare a meno di Dio. Ma questo, purtroppo, come vediamo in giro, è la cosa grave che ci sono stati teologi negli anni passati, qualcuno ha anche qualche nome di grido, che hanno quasi teorizzato, ecco, una sorta di secolarizzazione della stessa fede, quindi un conservare appunto soltanto le dimensioni, come dire, compatibili con la, tra virgolette, cultura e religione laica, tralasciando quelle trascendenti, cioè, o quei misteri che maggiormente stridono con la mentalità anche, chiamiamola, radical chic del mondo. Ci penserà la Madonna a sistemare le cose, è importantissimo che noi rimaniamo uniti a lei non soltanto con il Santo Rosario, ma anche con la consacrazione al suo cuore immacolato, con il servizio a lei, con l'imitazione delle sue virtù, con una riscoperta sempre più profonda di un rapporto filiale, di amore e di amicizia intima e spirituale con Maria, perché ci sostenga nella prova, ci aiuti nel combattimento e ci porti alla vittoria.
Padre nostro, che sei in cielo, santificato sia il tuo nome, avvenga il regno tuo, fia tua volontà sua, sicut in cielo e in terra. Fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Gloria Patri e Figlio e Spirito Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis, debita nostra, libera nostra vigna inferni, debut in cielo nomis animas, presente milias quae massime, indigent misericordia tua. Nel quinto mistero d'amore glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina degli Angeli e dei Santi. Bene, contempliamo questo ultimo mistero, dopo il trionfo di Maria, di cui abbiamo appena sentito questo splendido canto della amica Debora, e si compie perfettamente con la sua glorificazione al di sopra degli angeli e dei santi, di cui costituita regina è seconda soltanto alla Santissima Trinità. Ecco, ci avanzerà un pochino di tempo per concludere con una piccola chicca, ecco, la nostra veglia di questa sera, e con una breve lettura tratta da un testo molto particolare
scritto da un grande esorcista che di fatto le vede spirituale e anche concreto di Padre Amort, che è Padre Francesco Bamonte, che ha scritto un libro molto bello, che è La Vergine Maria e il Diavolo negli esorcismi, e che raccoglie veramente delle chicche straordinarie. E quindi chiuderemo dopo quest'ultima recita, di quest'ultima decina, appunto con la lettura proprio di una sezione che parla del trionfo del cuore immacolato di Maria. Quindi, come il diavolo è costretto ad ammettere che alla fine questo cuore immacolato trionferà, e che quindi tutto il marasma che sta facendo sarà destinato a finire in rovina. Noi di questo non abbiamo nessun dubbio, e lo conserviamo nel cuore anche nei momenti in cui sembra in qualche modo vacillare la speranza. Pater noster qui es in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Gloria Patri e Figlio e Spirito Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos digni inferni, deduc in cielo omnes animas, preservi mille speranze, indige misericordia tua. O Maria, sine labe originali concepta, ora pro nobis qui a te recurrimus, pro omnibus qui a te non recurrunt, preservi in pro nemici, sancta ecclesia e commendata stili. Salve Regina, Mater misericordia, vita del cielo e spes nostra salve.
ad te clamamus exules filii Eve, ad te sospiramus gementes et fentes in hac latimanum ante. Eia erga advocata nostra, illos tuos misericordes opus ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exili nostrae, o clemens, o pia, o dulcis virgo Maria, nos cum prole pia, benedicat virgo Maria,